La polizia italiana le frappe. On fait quoi? Croyez-nous. On a vu la mort pour arriver ici. A scatenare la rivolta, gli annunciati rimpatri dei tunisini arrivati sulle coste italiane dopo gli accordi stipulati tra il governo italiano e le autorità di Tunisi. A partire da oggi, ogni giorno saranno rimpatriati 60 immigrati. Partiranno a gruppi di 30 su due voli aerei, accompagnati da 90 agenti, 3 per ogni immigrato. Appresso dei rimpatri, i tunisini hanno creato disordini, culminati nel pomeriggio con un incendio scoppiato al centro di accoglienza. Per Lampedusa è stata un'altra giornata difficile. All'ora di pranzo alcuni tunisini hanno raggiunto il tetto della struttura, altri hanno rifiutato il cibo. Nel primo pomeriggio la situazione è precipitata. All'interno del centro è stato appiccato un incendio. Approfittando della confusione, un centinaio di tunisini sono riusciti a fuggire. Alcuni sono stati subito fermati dai militari, altri si sono allontanati. Per alcuni minuti nella struttura è stato il caos. Le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco sono state difficili. L'intervento massiccio delle forze dell'ordine e dei militari ha riportato la calma, che appare solo apparente. La tensione resta alta. Attualmente a Lampedusa ci sono circa 1.500 immigrati, quasi tutti ospiti nel centro di accoglienza. Di questi 500 sono profughi provenienti da zone di guerra, il resto sono tunisini. I primi saranno trasferiti nei prossimi giorni in altre strutture di accoglienza sparse nella penisola. I tunisini invece saranno tutti rimpatriati nei prossimi giorni.